Chissà che fame che aveva Neil Armstrong la prima volta che è sceso lassù. Matteo, le immagini dopo quel viaggio, ti sale un appetito che non ci vedi più. Domani c'è l'eclissi, cosa pensi di fare? Ancora non lo sai dove andare per cena. Noi ti aspettiamo qui nel paradiso terrestre, anzi lunare, con ogni ben Dio da mangiare. Di carne e di pesce, vuoi la crudite? Da ogni tipo di formaggio, da ogni tipo di soufflé. Facciamo una tartare come nessuna, ovviamente tagliata a mezzaluna. L'antipasto della casa di etichetta francese, tranquillo costa poco, poi non badare a spese. Voleranno i primi piatti quasi come l'Apollo, e come secondo 11 alette di pollo fritto, patata al forno e maionese, e pensimonio di verdure cotte in tempura con salsa di soia. C'è un poco di Cina per vedere entrambi i volti della luna. Vieni a cena al bistro con la tua dolce metà, anche se di luna poi ce n'è metà. Se chiedi sembrerà di andare a cena sulla luna, a cena sulla luna, quasi a cena sulla luna. Io te sotto l'eclissi a dirci amore, buona fortuna, tanto lo so che lo sai. Non fare finta di niente, prenota pure presai. Ci sarà un pacco di gente, gli occhialini scuri te li diamo noi. Guarda andate, mangia più che puoi, quanto vuoi. Vieni a cena che ci sono 20 crepes diverse tra salato e dolce. A proposito di dolce, pronti parto con le torte. Pancake, cheesecake, profiterò al Red Velvet, pasticceria mignon. Non c'è acqua sulla luna, ma te l'acqua lì in bocca per fortuna. Chiama ora, ti sei deciso oppure no? Vieni a cena al bistro con la tua dolce metà, e anche se di luna poi ce n'è metà. Sai che ti sembrerà di andare a cena sulla luna, a cena sulla luna, quasi a cena sulla luna. Al bistro con la tartare dell'eclissi tagliata a mezzaluna. Quasi a cena sulla luna, al bistro con la tartare dell'eclissi tagliata a mezzaluna.